Roberto Piazza, inizia una settimana nuova per l'Allianz Power Volley Milano e ci siamo lasciati alle spalle domenica, sabato meglio, una partita che abbiamo commentato nell'immediatezza della fine. È stata l'unica partita che si è giocata per le situazioni che ovviamente sono conosciute a livello nazionale per la questione Covid, e tra l'altro era una partita che Milano andava a giocare dopo 2 settimane di stop, in quanto la gara del 31 non si era giocata. Ecco, l'ombra del Covid sulla Superlega mette un po' di paura, però dobbiamo dire che da questo punto di vista la nostra squadra, l'Allianz Power Volley Milano, non ha contagi, ma evidentemente anche quei 14 giorni sono stati lunghi da vivere. Come li ha vissuti Milano? Allora, come li ha vissuti Milano? Li ha vissuti in maniera molto intensa, la prima settimana in modo particolare, dove non si riusciva a capire se si sarebbe giocato oppure no. La seconda settimana in maniera molto determinata, grazie a tanti fattori, no? Il primo direi anche alla collaborazione con Milano Sport, e che grazie al suo direttore generale ci ha permesso di allenarci in maniera un po' più frequente all'interno dell'Allianz Cloud, e proprio grazie a questo, secondo me, siamo riusciti a mantenere la squadra in bolla assolutamente. Il palazzetto è molto pulito, insomma, siamo protetti in questo palazzo all'interno dell'Allianz, e di conseguenza siamo stati anche bravi e fortunati a poter disputare la partita. È una cosa non da tutti, non sono tante le squadre che possono intanto avvalersi di una struttura come l'Allianz Cloud, ma soprattutto non sono tante quelle che all'interno del campionato italiano in questo momento contano veramente nessun contagiato all'interno della squadra. Per cui questa è come l'abbiamo vissuta. La cosa che ci eravamo già detti prima con i ragazzi era che un pelino il momento gara, cioè l'essere sciolti e capire subito come interpretare la partita, lo avevamo perso. E ce ne siamo accorti nel secondo e nel quarto set contro Padova, partita molto delicata, ma i ragazzi l'hanno ripresa con la testa, per cui bravi. Proprio al termine della partita, anche lo stesso Sbertoli e lo stesso Piano hanno parlato di sacrifici, no? Da fare in questo momento un po' particolare. Quindi, giocatori che, al pari dello staff, al pari di chi oggi in questo momento può continuare a, non dico a vivere una vita normale, ma a fare il mestiere che ama, quindi casa, palestra, palestra, casa. Sono tanti gli elementi che hai detto tu fanno la differenza. L'importanza, di potersi allenare in una situazione di massima sicurezza per i ragazzi, con tutte le attenzioni del caso, in questo momento è certamente un valore aggiunto però. È un valore aggiunto e un valore determinante. Non mi piace guardare la classifica, però siamo una delle squadre di Milano, nei massimi campionati, no? Quindi le due del calcio che fanno capo a sé, la squadra dell'Armani Jeans di Ettore Messina, no? Che ha il forum e loro si allenano nella loro palestra. E poi c'è Power Volley Milano, che in questo momento è in una buona posizione di classifica, grazie anche a tutte le cose che si sono messe insieme in quest'ultimo periodo. Per cui credo che questa cosa sia determinante, quella che hai appena detto tu, cioè la possibilità di essere all'interno quasi di una bolla. Ripeto, non sarà facile continuare ad andare avanti, perché tutti hanno avuto qualche inghippo. Noi continuiamo dalla nostra sperando di riuscire ad andare avanti nel migliore dei modi nell'affrontare le partite che ci mancano. Mi auguro anche di poter recuperare Perugia al più presto, proprio per non lasciare nulla al caso. Quello che oggi ci diciamo anche è: perché non fare vedere Milano al resto del mondo, visto che tutti ci stanno criticando come ci avevano criticato l'anno scorso, e organizzare direttamente all'Allianz una bolla con le squadre della Challenge Cup. Infatti, in questo momento le voci che si susseguono sono tante. In attesa di comunicazioni ufficiali, pare appunto che la scelta della CEV possa andare e ricalcare quella che è stata fatta per la Champions League. E così come la Lega probabilmente sta rivedendo l'idea di giocare e recuperare quante più partite in questo momento per evitare di tenere le squadre che non hanno contagiati, e tra cui appunto c'è Milano insieme a Monza, Vibo, Civitanova e Padova. Quindi in questo momento l'idea appunto che hai anticipato di proporre come società, come Milano, all'interno di una struttura d'avanguardia come l'Allianz Cloud, con tutti quelli che sono gli elementi di cui abbiamo parlato, può fare la differenza anche probabilmente come immagine, no?
Era quello l'obiettivo che avremmo desiderato raggiungere, cioè far capire che Milano c'è, che Milano non è solo la città con più contagi, che i contagi di Milano non sono solo le persone di Milano, ma arrivano a Milano tantissime persone che lavorano a Milano ma non vivono nella città di Milano. Per cui, grazie ai nostri medici che hanno fatto un lavoro straordinario e grazie, ripeto, a Milano Spot che ci ha messo disponibilità. A disposizione il palazzetto e quindi l'Allianz Cloud, credo che possa essere un bel connubio questo, cioè Powerwall Milano, Milano che vuole fare qualcosa anche a livello europeo. Quindi con l'aiuto di Milano Sport per la quotidianità, ma tornando a temi di sport, in una battuta, se dovessimo appunto domenica giocare la gara contro Trento, proiettiamoci un po' con la mente a questa sfida. Ritroverai un ex come Nimir, ma al di là di Nimir tanti campioni, ma sfida di altissimo livello. Ritroveremo sì Nimir, vero, ma finalmente riprendiamo a testarci contro le squadre che vogliono fare molto bene alla fine del campionato, cioè vogliono arrivare in fondo sia per quanto riguarda la Coppa Italia che i playoff. Trento è una di quelle, in questo momento è un pelo sottoquotata per quello che non è riuscita a fare nel migliore dei modi. Conoscendo io Angelo, so che è un allenatore che la barca la raddrizza velocemente, quindi è un bravissimo comandante, lo ha sempre fatto, anche quando non era riuscito a partire tanto bene, poi dopo la fine della stagione era sempre nelle primissime posizioni. Quindi sarà una partita da giocare in maniera spregiudicata quella di Trento.